Molletta in bocca. Al nostro concorrente non faremo mettere una molletta né al naso né all'orecchio. La dovrà prendere con la bocca, trasportarla e appenderla a un filo. Poi ne prenderà un'altra e l'attaccherà alla precedente fino ad appenderne 5. Pronto? Pronto? 3, 2, 1, vai! Già fa capire. Aspetta. No! Ottimo! Bravo! Oh, ma che c'è quello? Io, 45 secondi anni fa. Ah, che c'è a fare? Piano piano. No, non può farcela. Ricomincia. È perduta. No, no, cerca di farne tre, bravo. Infatti vedi che uova. Finito il tempo. Finito. Vai con l'ansia da prestazione. Vedi che non è facile, infatti. Bravo. Prima è andata. Partito bene. E la seconda. Bravo Max. Non può metterne più di 4. Carmen, sei stai già. No, c'è già un po' di. Ma che palla, ma che palla. Ma che gli è stretta, sicuro. Bravo. Max. Piano piano, tanto ce l'hai il tempo, vai piano. Così non hai il tempo? No, non ce l'hai il tempo. E voilà! In questa prova i concorrenti giocheranno in coppia. Ogni giocatore deve far fare una piroetta a un bicchiere di plastica e voilà! Incappucciare una bottiglia. Un colpo troppo leggero, il bicchiere non raggiungerà la bottiglia, troppo forte e la oltrepasserà. Via! Questa è la questa coppia. Brava. Il minuto di secondo ci lasciamo. Dai ragazzi, dai! Era l'esempio del video. Prima ci stava andando. Ah, scusami. Che peccato. 35 secondi. Non ho mirato da bere. Aspettate. Oh, oh, no. Vabbè, va fanculo. Ancora 10. No, questo è difficile. Questo è difficile, ma adesso ci stavo riuscendo però. Un paio di volte ci stavo riuscendo. No. Finito! È andata! Oh. Dai, hai sbagliato la tecnica! Ma che questa merda! Fuli! Andiamo a vedere con più caldo! Bravo, bravo! No, per poco! Sta pigliando le misure! Bravo, Francesco! Bravo, Francesco, va! Bravo Francesco, Carlo che c'è. Ma questo poteva andare, se fai. Mannaccia la morte! Ma che mannaccia la morte? Francesco, ti dà un premio speciale. Ma non è che c'è arrivato più vicino. Ma lei mi piace la vita. Bravissimo, brava! Dai, sta andando bene. Palo, secondo palo. Il terzo palo. Sta facendo brava. Francesco ha preso 4 pali. Mi sono distratto! Finito! Io, abbiamo un buono! Ma ti dovrebbe! Vai, Kamen Su!
È molto difficile. Bellissimo questo gioco, bello. Non è qua. Lo so. Era proprio pesca golosa. Babbo Natale ha un modo di pescare tutto suo. In questa prova il concorrente andrà a pesca come si fa al Polo Nord. Usando un bastoncino di zucchero come amo e una bacchetta come canna, dovrà cercare di pescare 4 bastoncini più piccoli in bilico sull'orlo di un tavolo. Amo! 3, 2, 1, via! Non è facile questo, per niente. Si ce l'ha buttata dentro. Va piano, piano piano, Ramù. Grande. Sta già stomando. Max, togli la mano. Come stai a stomare in turco? Mi ti dà un messaggio. No, non mi sembra. Oh, ma lo strato è meno giusto, no, Non posso. Max, sì, dai. No, quelle metti. No, non si può. Ma allora è costretto a farne uno così. No, dai, gira, rimetti la pose. Io volo a te. Però sta scritto se cadeva. Vabbè, glielo semplifichiamo. Oh, sei castrato. È troppo grosso. Qua già uno potrebbe essere un successo. Ma attenzione, 5 secondi. Sì, già uno secondo me è un successo. Oh! Visto, vince sempre chi lo fa per ultimo. E infatti, se me, chi sceglie il gioco dovrebbe farlo per ultimo, perché sennò. Vabbè. Ma già lo conosce il gioco. Oh! Piano piano, piano piano. Non c'è come furba, cioè fa aggiustare la, sì, l'amo sì, sul tavolo. Ma infatti quello poi guarda giocando una finale. Oh, io sono andato in. Io mi fermerei alla terza. Soprattutto. Questo sì, questo qua è un po' difficile, ma se fa questo. Passa a killare. Passa. Mancano 20 secondi. Passa a killare, passa a killare. Senti l'ansia. Oh no! Sei rotto. Grande! E uno! Bella che era, aveva mirato uno, invece ci è uscito bambino. Ah, poi lo coppo! Che 2, bravo. Bravissimo! Ma c'è una caramellona Luca, eh! Da lì, prende tutto! Luca è un golosone! Oh! Ha vinto! No, vabbè, però sì, ha vinto Luca! Grande! Vedi un po' se ce la fa, però almeno! Ha vinto! In questa prova un piatto vuoto è in equilibrio sulla cima di un pennarello. Usando solo una pinzetta, il concorrente deve togliere 20 mentine dal piatto. Bisogna avere una mano di velluto per non far cadere tutto. Se non supera la prova in 60 secondi, il concorrente rischia l'eliminazione. Villani? Brava, Ma con questa pinzetta qua no, te lo assicuro. No! Ora del tè. 3, 2, 1, vai! Seconda. Oh, uno.
Oh. Che movimento secco che ma Gilda c'è la tecnica, eh? No, come può? No, no, Gilda si è allenata. Gilda si è allenata. Si è allenata. Sì, sì, questo si è allenata. No, no, ogni colpo è un... Si è allenata. Colpo di frusta, qua, guarda. No. Per Mario, spassami. Mi vedo con gli occhi mi dai il mio Una data. Oh. No, Carola. Ha posto sport tu con te. Una mossa improbabilissima. È stato un doppio avvitamento. Faccia vistosa. Aspetta, è stato ma ho una difficoltà oggi. Ma io questo naso non mi appresento. Ma secondo me c'è scelta apposta a me. C'è un ricco moderno in palio. Non ride, la guanciotta, la guancia. Comincia a aprire la bocca, Francesco, ce lo prendi quando cazzo. Caccia la lingua. Usa sempre quello. No, infatti, mi piace, è più bella questa forma. Veloce. Vai, io lo metto anche facile così. Guarda, gli occhi di sera. Vai Fra, pensa, nota nel mondo ormai. Pensa come sarà la mia scala. Ma sta migliorando. Vai, Anna, cambia. Tira fuori la lingua. È preso, non ti emozionare. No, secondo me non Anna, stai andando bene, non ti emozionare. È quasi fatto. Apri la bocca, Vai, che non vinciamo. Spezza i capelli che fanno attrito. Mancano 5 secondi, è dura ormai. Dai, continua. Fa niente, andiamo. Però questa la facciamo finire. Esatto. Vabbè. Il tempo è finito, però mangiare subito. Quindi posso fermare? Dai! No, no! La lingua! Caccia la lingua! Ah! No! Mai abbiano cicco, bro! Bravo! Ma te non lo voglio un pronto. Guarda l'occhiolino, arriva qui quasi, c'è l'inquadratura, l'occhio che si base. A momento l'occhio! Apri la bocca! L'ho sempre detto io. Visto Mario, hai fatto bene a vedere tutti quei film, guarda ragazza, 5 secondi!